Ciao amici, i chili di troppo che si accumulano sul giro vita sono senza dubbio i più ostinati da eliminare e quelli che richiedono più impegno e sacrifici. Simona, oggi sei apocalittica! Aspetta, sto per dare la mia buona notizia quotidiana. Per fortuna ci sono diversi trucchetti che ci aiutano a ridurre il giro vita, i centimetri di troppo e il grasso addominale velocemente e senza troppa fatica, senza dieta e privazioni. A proposito, per vedere gli altri miei video su come dimagrire in modo 100% naturale, basta iscriversi al canale e attivare tutte le notifiche cliccando sulla campanella. Scusa, ma perché tutto il grasso va proprio nel giro vita? È presto detto! Il primo motivo è di tipo genetico, cioè noi popolazioni mediterranee accumuliamo il grasso in prevalenza su fianchi, addome, glutei e cosce. Gli anglosassoni invece lo accumulano su braccia, petto, spalle e schiena. Un'altra causa del grasso addominale per le donne sono i cambiamenti ormonali dovuti al ciclo, alla menopausa o anche alla gravidanza. La causa invece che riguarda tutti è questa: la vita sedentaria causa accumulo di grasso in eccesso. E mica posso diventare Bolt in una settimana! Ovviamente no, ecco cosa fare. Intanto mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ora, 4 semplici trucchi per dimagrire il grasso addominale in una settimana. Attività fisica. Non serve distruggersi in palestra, basta fare un po' di movimento, ma ogni giorno. Camminare a passo svelto per 30 minuti al giorno stimola il metabolismo e movimenta tutta la muscolatura. Cena proteica. Diversi studi lo dimostrano, a cena è meglio mangiare proteine magre e verdure, ridurre i carboidrati al minimo e abbondare con verdure crude e cotte. Poi, proteine vegane, legumi, seitan, tofu oppure carni bianche, pesce, tutto cotto in modo leggero. Grassi sani. L'errore più comune quando si vuole dimagrire è eliminare i grassi. Ah, quindi mi posso ingozzare di burro e formaggio? Sono grassi sani quelli? Quello che serve al corpo sono i grassi sani, cioè ad alto contenuto di omega 3 e omega 6, frutta secca, olio di oliva, olio di sesamo, avocado, semi oleosi come sesamo, canapa, lino e chia. No, farina bianca. Le farine raffinate sono pericolosissime per la salute e per la linea, lo dicono numerosi studi medici condotti in diverse parti del mondo. Apportano solo zuccheri semplici che il corpo converte subito in grasso e non hanno quasi nessun nutriente utile per il nostro povero corpo. Inoltre bloccano l'intestino perché si trasformano in una specie di colla molto difficile da smaltire che fermenta nella pancia e crea aria e tossine. E se abbiamo voglia di pasta? Vai con la pasta integrale! E poi cereali come riso, quinoa, amaranto, miglio, farro, orzo, se possibile integrali e magari bio. Seguendo questi 4 consigli sarà più facile perdere peso e ridurre i centimetri e il grasso addominale dal giro vita in modo naturale e veloce. Mangia sano e dimagrisci, senza dieta. Sotto in descrizione trovi link ai miei libri ed ebook per stare in forma e stare bene sempre. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale e il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Segui tutti i miei video, iscriviti al canale, attiva tutte le notifiche, metti mi piace e segui la pagina. Iscriviti alla newsletter del mio sito. Ti è piaciuto il video? Metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!